Ciao a tutti, ciao a Fabio e Damiano Innocenzo, benvenuti a Posso, il portale dove impariamo condividendo. Eccoli qua, guarda che belli. Che cosa avete imparato dopo che è successa questa piccola esperienza che ha coinvolto tutti noi italiani e ha cambiato il nostro modo di vivere? Ne parli quasi al passato, ma ahimè è ancora tutto estremamente presente. Io penso che ci renderemo conto anche un po' degli insegnamenti o dei pensieri che abbiamo fatto tra qualche mese, quando davvero tutto questo sarà passato, uno potrà un po' guardarlo col senno di poi. Sicuramente abbiamo, credo questo tutti, riscoperto la noia, che è un gioco estremamente prezioso che avevamo un po' tutti perso, no? E questo credo che sia molto bello, la noia, e quindi con tutti gli accessori che essa si porta dietro, che può essere il silenzio, che possono essere queste ore. Cioè io per la prima volta ho rivissuto in maniera tragica le ore che vanno dalle 2 del pomeriggio fino alle 6 del pomeriggio, cioè non le vivevo più praticamente, no? Perché guardavo il telefono, era già tipo le 7 e mezza, mentre adesso non passano mai. Ma questo credo sia stupendo, e noi banalmente, da privilegiati quale siamo, ne stiamo approfittando per scrivere tanto, che appunto è il nostro lavoro, quindi in realtà a noi ci ha colpito in una maniera anche dolce rispetto agli altri. Quindi penso sì, penso che ho riscoperto la noia e banalmente ho anche poi riscoperto un senso del pudore rispetto al privilegio che noi abbiamo nel fare questo lavoro. Appunto, a noi in realtà ci ha quasi arricchito questo coronavirus, perché ci ha permesso di scrivere più di quanto non ci aspettassimo. Non so se Fabio vuole aggiungere qualcosa, insomma. No, io ho scoperto che con la noia, contrariamente a quanto non pensai, il tempo passa molto più velocemente. Cioè le giornate si assumono tutte in maniera estremamente mortifera, e sto fatto qua mi ha lasciato parecchio sgomento, perché io spesso mi sveglio la mattina e non accade niente, non riesco a fare nulla, e poi la giornata finisce e mi do un pugno di mosche in mano e dico ammazza quanto è stato facile arrivare la sera senza i traumi che intervengono quando si vive. No, quando si vede normalmente, quando si incontrano le persone, cioè tutti quegli incidenti che si frappongono da noi e alla nostra vita, una volta che sono assenti, improvvisamente diventa un monologo, e come tutti i monologi sono veloci e sono estremamente tediosi.